Ciao mamme! Oggi parleremo di un personaggio controverso, spaventoso, che ha terrorizzato e ispirato centinaia di migliaia di autori. No, non sto parlando del mostro di Loch Ness, purtroppo. Sto parlando della suocera! E dico purtroppo perché mentre il mostro di Loch Ness è una leggenda, la suocera è qui? Per fortuna era solo la guardia di finanza che voleva fare un controllo. Comunque, suocera, dal latino rompicoglionem, è quell'esemplare di mammifero di sesso femminile, dalle sembianze umane, ma con il DNA di una s***a, che da quando il figlioletto dimostra interesse per una donna che non sia lei, ma va? Le esplodono le sinapsi. E se sono già messe male così, tu pensa quando diventeranno nonne. Le 10 cose peggiori che fa una suocera. Ignorare la privacy. Entra in casa senza bussare? Suocera! Chiama suo figlio 45 volte al giorno? Suocera! Vuole partecipare a tutte le attività della tua famiglia? Suocera! 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 E quando dico partecipare, intendo che è lì, sempre. Lucia! Ma sei scema, guarda che ho trovato! Ma non lo sai che il mio bambino è allergico alle fragole? Fare paragoni con la ex di lui. Sara, la ex fidanzata di suo figlio, era molto meglio di te. Sempre. Era più magra, era più bella, era più intelligente. E soprattutto, Sara ha fatto la cosa più importante. Sara si è levata dai coglioni. E infatti, adesso è una ex. Non perdere tempo. Fai come Sara. Telefonare. La suocera, si sa, ti telefona. È una sua caratteristica. Ti può chiamare per vari motivi. Chiama per fare i monologhi, chiama per insultarti, chiama per spettegolare di persone di cui tu neanche conosci l'esistenza, chiama per estorcerti informazioni su suo figlio. Ma in ogni caso quella chiama sempre e chiama nei momenti sbagliati. Maria, dimmi. Ma no, capito, ti giuro sto usando quelli alla banana. Ma perché, sei allergico anche alla banana? Mi sa di sì. Fare la vittima. Questa è proprio una specialità delle suocere. Perché scegliere di essere una persona con cui vale la pena quando puoi fare pena? Puoi dire a mio figlio che non mi sento tanto bene? Lo so che state partendo per le vacanze, però metti che muoio proprio quei giorni. Beh, fantastico, così a questo punto non serve neanche che torniamo per farti la spesa di sabato. Sì. E invece naturalmente non parti convinta di aver fatto la cosa giusta. No, che poi dico, metti che per una volta ha ragione. E invece col cazzo, dopo 24 anni è ancora lì. Credersi Willy Wonka. Non importa che tua figlia abbia 5 mesi, non importa che esistano norme pediatriche a riguardo, non importa che tu abbia preso delle scelte diverse per i tuoi figli, lei è la nonna e quindi... Esagerate, era solo un bombolone glassato, fritto, ricoperto di cioccolato, cosparso con le M&M's. Cosa vuoi che sia? Che poi tua figlia non l'ha neanche mangiato tutto. Sei proprio un'ingrata, Sei proprio come tua madre. Cucinare a sproposito. Loro cucinano meglio e quegli stronzi dei figli sono d'accordo, anche se la loro specialità è una pasta di merda scotta che naviga nello strutto con sopra grattugiato il parmigiano con la muffa. Come fa mia madre e tagliatelle la penicillina, non sono in giro. Quindi che cosa fa la suocera? Quando viene a trovarti si porta la cucina, non solo gli ingredienti per cucinare la pasta di merda, si porta anche il pentolino di merda, la grattugia di merda, la pasta di l'acqua di... Ma scusa, ma quindi la pasta che fa mia madre alla penicillina non ti piace? No, è buona. Su un ginocchio sbucciato, poi. Essere sincere, che non significa essere stronze, ma vabbè. Posso essere sincera? Ma va che ti è rimasta un sacco di pancia dopo il parto, Te lo dico perché sono sincera. Mica ti vengo a dire che è il maglione che ti fa difetto. No, no, quella lì è proprio pancia. Sinceramente, con quella tinta che ti sei fatta, fai schifo. In totale sincerità, cioè questo modo che hai di educare i figli è sbagliato. La cinghia ci vuole. Brava! Le cinghiate! Ma sinceramente, le preferisci
pesci, sulla faccia o sul culo? Sinceramente, serve un certo talento a distinguere l'una dall'altro. E poi, quelle che sono più false del wrestling, quelle che spariscono per mesi perché si sono fidanzate con il ragazzotto di turno, quelle convinte di essere quelle dell'ASL e che vengono a fare l'ispezione in cucina, quelle che ti spiegano come vivere perché gliel'ha detto Paolo Fox, quelle che ti strappano il bambino dalle braccia e si lamentano perché con loro si mettono a piangere. Ovviamente ci sono anche delle suocere che sono meravigliose, che sono degli esseri umani straordinari, senza le quali tante donne non saprebbero proprio come fare. Però chi se ne frega, cioè non è divertente parlare di loro. In ogni caso, facciamo tesoro di tutti questi esempi e ricordiamoci che se siamo mamme di figli maschi, probabilmente anche noi un giorno diventeremo suocere. E quindi ne voglio approfittare per dare un messaggio alla mia nuora che verrà. Ti faccio un culo così! Vabbè.